Kashukri, Sono nato in Tibet e vi sono rimasto 27 anni. Prima ho vissuto con la mia famiglia e a 13 anni sono entrato nel monastero di Dakpo, dove ho fatto gli studi di logica e fenomenologia. Andare in monastero mi ha fatto piacere, ma per quanto riguarda gli studi, all'inizio non mi piacevano. Non avevo interesse per gli studi. Per 3 anni non ho fatto attenzione agli studi. Non li ritenevo importanti. Non capivo il loro beneficio. Preferivo giocare come fanno i bambini. Vi erano due argomenti che mi interessavano. Erano la storia e le biografie. Uno zio che era del monastero, ammalatosi, venne a vivere con la mia famiglia. Quando era a casa, questo zio, che era molto studioso e speciale ed era specializzato in biografie, mi leggeva continuamente biografie e testi di storia. Ed è così che ho familiarizzato e sviluppato il mio interesse per questi argomenti. Un'altra causa di interesse e conoscenza di questi argomenti deriva dall'usanza di mia madre di leggere ai figli alcuni testi per correggere i loro errori. Ad esempio, io avevo due sorelle e quando litigavano, mia madre era solita leggergli la storia di due bodhisattva che andavano molto d'accordo. Se voleva dimostrare che non si deve litigare tra coniugi, leggeva una storia tratta dalle vite passate del Buddha, quando lui era noto come re dell'India. Quando voleva farci capire che non bisognava essere avari, leggeva la storia di un re che era molto generoso. Queste storie sono tratte da grandi opere tibetane che venivano rappresentate in Tibet in teatro. Questo re donò tutto ciò che possedeva, compresi i suoi figli, la moglie e i propri occhi. Era un grande insegnamento di generosità. Ed è così che ho sviluppato il mio interesse per la storia e le biografie. I primi 3 anni il mio interesse è stato per questi argomenti. Nel 4° e 5° anno sviluppai il mio interesse verso gli studi filosofici e la logica. Ho capito il beneficio di questi insegnamenti e mi nacque un profondo desiderio di ascoltare più insegnamenti possibili, di poterli studiare e praticare. Da quel momento non avevo nessun altro interesse, non desideravo fare niente altro. Sono rimasto 11 anni a studiare in questo monastero. Dopo, per progredire e migliorare, decisi di raggiungere il monastero di Drepung. Soprattutto perché il monastero da dove provenivo aveva circa 700 monaci. E quello di Drepung ne aveva circa 7.000.
Vi erano maggiori possibilità di confrontarmi e di fare dibattiti. Vi sono rimasto 7 anni. Il monastero di Drepung era vicino a Lhasa. Ho avuto così la possibilità di incontrare maestri preziosi, come i due tutori di Sua Santità il Dalai Lama, Ling Rinpoche e Trichan Rinpoche. Ripensando a quel periodo, mi rendo conto che sono stato molto fortunato ad avere questa occasione eccezionale e penso di non aver sfruttato abbastanza il tempo e che le qualità di studi che ho fatto non è abbastanza. Avrei voluto studiare di più. Anche adesso, all'età di 70 anni, se avessi l'occasione di ricominciare da capo gli studi, lo farei. Mi piacerebbe moltissimo ricominciare dall'inizio e ristudiare tutti gli argomenti. Parlando della natura della mente, vi sono due tipi di nature, la natura convenzionale e la natura ultima. Se volessimo domandarci qual è la natura convenzionale della mente, potremmo rispondere che la sua natura è chiara e conoscitrice. E che cosa significa che la mente è chiara e conoscitrice? Significa che riesce a percepire il modo di apparire dei fenomeni e che riesce ad analizzare e comprendere il significato dei fenomeni che sorgono. La mente non ha forma, non ha parti, non è percepibile con gli occhi, non è il risultato di aggregazione dei 4 elementi. Possiamo dire che è l'opposto di tutto questo, poiché ha la natura della coscienza, ma non per questo dobbiamo pensare che non è reale, che non è un fenomeno esistente. Se non fosse esistente, non potremmo comprendere tutto lo scibile. Possiamo capire che esiste poiché ha questa funzione importante, ci fa comprendere tutti i fenomeni che ci circondano. È grazie alla mente che noi possiamo sentire le sensazioni e capire il mondo che ci circonda. La natura della mente è neutra, nel senso che la mente, così com'è, non è né un fenomeno virtuoso, positivo, né un fenomeno negativo, è un fenomeno neutro. Si può trasformare sia in positivo che in negativo. Se la mente incontra fattori mentali positivi, diventa un fenomeno positivo. Se invece incontra dei fattori mentali negativi, difetti emotivi, allora diventa negativa. Comprendendo però solo questa natura convenzionale della mente, noi non potremmo recidere, tagliare la radice della nostra esistenza nel samsara. Non potremmo eliminare il nostro aggrapparci alla natura indipendente dell'esistenza del samsara. Per poterlo fare, dobbiamo comprendere la natura ultima della mente e tramite questa comprensione potremmo liberarci delle sofferenze del samsara. La natura convenzionale della mente esiste ed ha la caratteristica di essere conoscitrice, ma non ha una esistenza indipendente, a sé stante, non esiste in modo indipendente. Ed è proprio questa assenza di natura indipendente che è la sua natura ultima. Dobbiamo far sorgere nella nostra mente una comprensione della natura ultima della nostra mente, che è la mancanza di un'esistenza indipendente. E continuando ad esercitarci, a meditare per comprendere e realizzare la mancanza di un sé della natura della mente, ad un certo punto avremo la percezione diretta della natura ultima della mente, della vacuità della mente. E questo farà diminuire il nostro afferrarci a un sé dei fenomeni e potrà essere bloccato l'afferrarci al sé intellettuale. Resterà solo l'afferrarsi al sé innato e non accumuleremo più karma negativo che ci lega all'esistenza ciclica. Quindi l'afferrarsi al sé ha 2 aspetti.
quello imputato intellettualmente e quello innato. Quando realizziamo direttamente la percezione della natura ultima della mente, non potrà più nascere l'afferrarsi al sé intellettuale. E continuando a meditare su questa realizzazione e acquistando familiarità, ad un certo punto potremmo eliminare il senso del sé innato. Quando la realizzazione della vacuità sarà abbinata alla realizzazione dell'illuminazione, ovvero della bodhicitta, progressivamente aumentando queste realizzazioni, otterremo lo stato di un Buddha. La mente dichiara luce, fa parte di tutti gli esseri, la possiedono tutti al momento della morte. La cosa particolare della mente dichiara luce è il modo di utilizzarla, e questo si studia nel Tantra. Ed è uno studio particolarmente duro e difficile. Si perfeziona solamente con gli studi tantrici e serve a trasformare questa mente di luce chiara al momento della morte. Eccetto ciò, se non la si sa utilizzare, è una mente completamente neutra che sorge per tutti gli esseri al momento della morte. Negli occidentali vi sono delle differenze dagli orientali, nel modo di studiare, nel carattere, nelle preferenze. Ma queste sono solo differenze superficiali. Se guardiamo più in profondità, allora vediamo che non vi sono differenze. Sono uguali nel desiderare la felicità, nel non desiderare la sofferenza. Sono uguali nell'arrabbiarsi e nel gioire. In questi aspetti fondamentali non c'è differenza nel genere umano. Nella mia esperienza in Occidente posso elencare cose sia in positivo che in negativo. Andando via dal Tibet, inizialmente vivevo in India. Ciò aveva un aspetto positivo e uno negativo. In India le condizioni igieniche e di salute non erano buone, ma d'altra parte, vivendo in monastero, ero a contatto con i maestri e con gli insegnamenti. Questo era molto positivo. Poi sono venuto in Occidente e credo che se fossi rimasto in India con quelle condizioni igieniche, oggi non sarei più in vita. Quindi in questo senso ho guadagnato molto. Quando sono arrivato in Occidente, ho iniziato a lavorare e sono stato a contatto con molte persone. Dovevo dedicarmi a un lavoro cosiddetto mondano. In India mi preoccupavo solo del Dharma, però grazie a questo ho imparato molto sul modo di vivere, sul carattere e sui problemi che hanno le persone. E grazie a ciò ho conosciuto il mondo occidentale e questo è stato un bene.